6 squadre italiane per un totale di 31 corridori italiani. Sfortunato Saronni, che è stato vittima di una caduta sulla salita di Stocco dopo 160 km di corsa. Poi l'attacco di questo terzetto, ripetiamo, Stefan Roche, che vediamo in prima posizione, Moreno Argentin e il campione del mondo Criquellon, vincitore della freccia vallone. Il vantaggio di questi tre uomini è di una decina di secondi nei confronti del campione di Francia Fignon, di Beccia, del belga Van Kalster, dell'irlandese Kelly, che ha vinto questa corsa l'anno scorso, e dell'australiano Anderson. Eccoci ormai ai 200 metri con Argentini in prima posizione, Stefan Roche in seconda e Criquellon in terza posizione. Lancia lo scatto, lancia l'attacco Criquellon, però rallenta, temporeggia. Criquellon in prima posizione, scatta Criquellon, ostacola Argentin Stefan Roche. Ecco il rettilineo conclusivo, scatta Roche sulla sinistra, eccoli in sfondo al rettilineo. C'è ancora Roche in testa, Argentin, primo Argentin, poi Criquellon e Roche. Moreno ha